In descrizione trovate il link di MMOGA, il sito più affidabile, più economico e soprattutto più veloce nella consegna di crediti di FIFA Points, sia per FIFA 17 che per il nuovo FIFA 18. Il link è nella descrizione, ve lo ripeto un'altra volta, codice sconto IAS tutto in minuscolo per un ulteriore sconto. Non ve ne ho mai chiesti così tanti, ma per questo video speciale vi chiedo almeno 3000 mi piace, dimostratemi tutto il vostro supporto, 3000 mi piace e vi porto il prossimo episodio con la squadra che mi consigliate qua sotto. Seguitemi anche su Instagram, mi raccomando, Sikias, perché è veramente importante anche Instagram per me, quindi se non mi seguite andate subito a seguirmi. Detto ciò, buon episodio e spero che vi piaccia molto questa serie che vorrei portare molto frequentemente. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi sono qua finalmente per riportarvi una delle serie che più vi è piaciuta sul mio canale l'anno scorso su FIFA 17. Sto parlando dell'accettare qualsiasi offerta challenge, come avrete letto dal titolo, avrete visto dalla miniatura, con il Milan. Il Milan sarà quindi la prima squadra con la quale andrò a fare questa challenge che, come ho già detto, vi è piaciuta sempre tantissimo quando l'ho portata, e oggi finalmente sono qua per portarla ovviamente da solo. Andiamo quindi subito a prendere la squadra, ovviamente aumento del 60% e rete mercato globale le metto. Cercherò di fare in questo primo, diciamo, episodio della serie, giusto per riabituarvi e farla conoscere a chi non l'ha mai vista, andremo a fare un episodio abbastanza soft nel quale andremo a fare soltanto una stagione. Ci saranno però degli obiettivi da raggiungere e ci saranno delle penitenze che ho già scelto e quindi vedrete un po', ora ve le spiegherò prima di iniziare. Ovviamente avremo per il Milan 75 milioni e avremo già abbastanza quindi giocatori abbastanza forti, diciamo, per iniziare questa sfida. Ovviamente accettare qualsiasi offerta, quindi dovremmo accettare durante il mercato estivo qualsiasi offerta ci arriverà e non potremo acquistare giocatori, quindi avremo il mercato bloccato in entrata. Nel mercato invernale invece potremmo acquistare i giocatori che vorremmo, ovviamente però se ci arriva un'offerta per uno dei nostri giocatori dovremmo accettarla in qualsiasi caso. Le competizioni che andremo ad affrontare con questo Milan saranno tre: l'Europa League, il campionato e la Coppa Italia. Se non riusciremo a vincere il campionato, che è la cosa più importante, dovremo scartare nel prossimo episodio un giocatore di almeno 85 di overall, quindi un top player. Se non riusciremo a vincere invece l'Europa League, un giocatore minimo 80 di overall. Se invece non riusciremo a vincere la Coppa Italia, un giocatore minimo di 75 di overall. Queste sono quindi, diciamo, le penitenze che dovremo andare ad affrontare. Gli obiettivi quindi sono tre e niente, direi quindi che siamo pronti per andare a scegliere subito al Milan. Ci vedremo direttamente quindi al menu e inizieremo subito con questa super challenge. È passato praticamente un quarto del mercato estivo e finalmente arriva un'offerta per però Gerson Vergara, che ovviamente accetto, prestito, quindi neanche me ne frega tanto, potevamo anche venderlo senza problemi, però questa è la prima offerta che ci arriva, veramente tardano ad arrivare, mi aspettavo molte più offerte, però non ne stanno arrivando. Eccole qua, infatti arrivano proprio ora che le ho chiamate, ne arriva una per Paletta dal Wolfsburg, addirittura 9 milioni, ne vale 10, e però quindi dovremmo andare ad accettare, però abbastanza, mentre il Friburgo vorrebbe prendere Locatelli, che lo diamo, quindi accettiamo entrambe le offerte e a questo punto continuiamo ad avanzare. Siamo giunti al 26 di luglio, è arrivata un'offerta per Luca Antonelli da Lokomotiv Mosca, vale 5 milioni e mezzo, ci è arrivata un'offerta da 4 milioni e 3, dobbiamo per forza accettare anche questa offerta. Arriva un'altra offerta dopo un giorno sempre per Luca Antonelli, oltre a quella per il da Lokomotiv Mosca è arrivata anche quella dallo Spartak Mosca di 5 milioni e mezzo, che è il suo valore, quindi andiamo ad accettare. Ora aspetterà al giocatore accettare o una o l'altra, ovviamente andrà sempre in Russia a Mosca. Altra offerta per un altro terzino del nostro Milan, Ignazio Abate, 7 milioni e mezzo l'offerta, se non sbaglio, se ho visto bene, no, 9 milioni e mezzo addirittura dal Barmut, e lui vale 7 milioni e mezzo, quindi veramente una gran bella cessione. Ovviamente Abate era il nostro terzino destro più forte, però una cessione veramente niente male. Arriva un'altra offerta, questa abbastanza brutta, per Calabria, che è uno dei nostri migliori giovani talenti, uno dei migliori anche italiani della Serie A, 7 milioni dall'Everton. Purtroppo devo andare ad accettare anche questa offerta, ne vale 5 milioni e mezzo e purtroppo ci lascerà anche lui. Veramente tanti terzini, tante offerte per i nostri terzini che non sono neanche fortissime, questo è il punto. Siamo entrati nel mese di agosto, ancora tardano ad arrivare le offerte, eccone una, no, non ci credo. Per Suso, prestito dal Wolfsburg, assurdo, veramente non me l'aspettavo, c'ha 23 anni e 82 di overall e me lo chiedono in prestito. Bah, possiamo anche accettare, però è un po' un'offerta senza senso, avrei preferito avere i suoi soldi.
Però vabbè, niente, accettiamo, l'hanno fatto loro. Altra offerta questa volta per José Mauri, sempre in prestito dal Feyenoord, questa l'ha accettato molto volentieri. E dopo tutte queste prime offerte arriva una veramente pesante dal Galatasaray per il nostro Alessio Romagnoli. 22 milioni e 700 mila euro, vale 16 milioni, un'offerta molto alta per però uno dei migliori difensori del gioco. Purtroppo dobbiamo accettare anche questa offerta, ci lascerà pure Romagnoli. Mancano 6 ore alla fine del mercato ed è arrivata un'offerta dal Manchester United per Giacomo Bonaventura, forse l'unico top player insieme ai due difensori da Donnarumma che sono rimasti. Purtroppo però è arrivata questa offerta anche abbastanza alta, non altissima per un giocatore del suo valore. Purtroppo dobbiamo accettare, quindi ci lascerà anche Bonaventura, a meno che decida di rimanere da noi, ma la vedo molto molto dura. Rifiutare il Manchester è difficilissimo. Speriamo che lo faccia. Ovviamente manca un pochissimo ora, a questo punto le faccio insieme a voi, vediamo un po' se arriveranno altre offerte, ma ne dubito fortemente. Non arriva però la conferma della cessione di Bonaventura. Non arriva la conferma, mancano 2 ore, manca un'ora, speriamo che non arrivi l'email. Non sta arrivando, assurdo. Non sta arrivando l'email e mi sa stop trattative e trasferimento Giacomo Bonaventura. Rimane da noi, incredibile, vediamo un po' per quale motivo. Infortunio Donnarumma 6 settimane, no, non ci credo. Era arrivata anche un'offerta per Donnarumma che non avevamo visto e la squadra non si è riuscita a trovare un accordo. C'è arrivata un'offerta anche per Donnarumma che ovviamente dovremmo andare ad accettare, però si è infortunato. E è vero che arrivano le offerte anche durante il mese, diciamo durante i mesi questi, diciamo fuori dal mercato, però niente. Però niente, a questo punto è finito il mercato, addirittura che sì, miglior giocatore del mese, molto bene. Questa però è la nostra squadra, ovviamente Donnarumma ci lascerà meno di clamorosi, diciamo, riscontri. Però come vedete abbiamo la rosa veramente molto 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 corta. E a questo punto vi faccio vedere prima la classifica, che ve la faccio vedere in un attimo solo, giusto per farvi vedere un po' come siamo messi. Ma è appena iniziato il campionato, ovviamente abbiamo giocato solo 2 giornate, siamo primi insieme al Napoli a punteggio pieno, le uniche 2 squadre a punteggio pieno. E a questo punto, prima che mi scordi, vi faccio vedere anche l'Europa League. Siamo in quale girone siamo? Non l'ho neanche visto, devo essere sincero. Siamo eccoci qua nel girone J con Guimaraes, insomma non so come si pronunci, Arca, Gdynia e Aberdeen. Quindi un girone molto molto abbordabile, ci sono alcune squadre interessanti in Europa League, però direi che siamo all'altezza, ecco, diciamo, di questo campionato. Quindi direi a questo punto di andare a simulare fino al 1° di gennaio, speriamo non succeda nulla di clamoroso, speriamo di essere almeno nelle prime 4. E ovviamente sarà molto importante riuscire poi a fare un buon mercato. Andiamo. Bene ragazzi, eccoci qua al 1° di gennaio. Sono veramente molto curioso di vedere a che punto saremo arrivati. Vedo già che siamo in Coppa Italia contro il Parma, quindi molto bene. Ma se non sbaglio, forse abbiamo fatto soltanto una partita nel mese di dicembre, forse neanche, forse siamo già qualificati. Vabbè, non perdiamoci in cacca. 83 di valutazione, come sappiamo è buono. Vediamo un po' la classifica e siamo tra le prime 5. Ok, volevo essere tra le prime 4, però siamo lì. Dopo 19 partite siamo a solo 4 punti dalla Juventus, che è prima. La Roma ha soli 3 punti, il Napoli ha più 2 e la Samp è insieme a noi, diciamo, tra la quarta e la quinta posizione. L'Inter ha meno 1, la Fiore ha 30 insieme alla Lazio, quindi un campionato veramente molto equilibrato. Mi, insomma, sorprende vedere l'Udinese 19esimo e il Chievo addirittura ultimo, con la Spal e il Benevento che per ora sarebbero salve. Ovviamente tutte appollaiate a un punto, 2 punti, quindi non ci sono grossi distacchi, ancora nessuno è riuscito a partire e a, diciamo, scappare. Vediamo un attimo anche, prima che mi scordi, oltre al campionato, l'Europa League, se ci siamo qualificati o meno. Ok, non si vede ancora il tabellone, andiamo a vedere quindi nel nostro girone, che vi ricordo è il girone J. No, J, sì, esatto. E mamma mia, abbiamo fatto veramente molto bene con degli avversari molto semplici. Non ne abbiamo perso neanche una. 4 vittorie, 2 pareggi, 14 gol fatti e 6 gol soltanto subiti. Quindi molto bene, ci siamo qualificati, però siamo in corsa in tutte e tre le competizioni. E a questo punto, visto che, come vedete, nella rosa non abbiamo più... No, ce l'abbiamo ancora Donnarumma.
ce l'abbiamo ancora Donnarumma, non è stato venduto, quindi molto bene. E a questo punto dobbiamo fare una cosa molto importante prima di tutto: andare a vedere se ci sono arrivate delle offerte, che ovviamente io non ho potuto vedere andando a simulare. E poi dovremmo, beh, c'è anche Gabriel che se ne sta per andare via, ma non mi preoccupa più di tanto. Più che altro dovremmo iniziare questo nostro mercato, e quindi ora vado a cercare qualche giocatorino, perché vi faccio vedere il nostro budget, che è di, oh mio Dio, 180 milioni di euro. Quindi si può veramente fare roba interessante, e vedremo un po' che cosa andare a migliorare. Ok ragazzuoli, il primo giocatore che vorrei andare a provare a prendere è Vidal, con la quale già sono riuscito a strappare un accordo molto basso per 33-34 milioni di euro. Ora dovrò andare a trattare invece direttamente con il giocatore, ovviamente un 87 di overall, che sto andando a pagare veramente poco, visto che vale sui 40 milioni. Io gli vado a fare l'offerta, insomma, per il contratto, vediamo un po' cosa riusciamo a strappare. Pare però sarà veramente uno dei giocatori più forti della nostra squadra, e ci darà veramente una grossa mano a centrocampo. Ovviamente come stipendio direi di dargli un bel 140.000, vediamo se accetta magari qualcosina di meno. Bonus ingaggio invece, che direi che potremmo dargli un bel 800.000 euro. Proviamo magari ad alzare a 150.000, proviamo così, vediamo un po' che cosa dice Vidal. Ok, vorrebbe 140.000, che è meno di quello che prende al Bayern, è meno di quello che abbiamo offerto, ovviamente un bonus altissimo, e per 5 gol 860.000 euro. Direi soltanto a questo punto di accettare. Quindi arriva il nostro primo giocatore, che è Arturo Vidal, 87 di overall, rafforzerà veramente tantissimo il centrocampo. Io direi a questo punto che potremmo anche accettare senza problemi, quindi arriva anche Lemar, secondo acquisto di questo nostro mercato invernale, nel quale andremo ad rafforzarci veramente tantissimo. Facciamo così, vediamo un po' che dice. Per le presenze mi va benissimo, ok, vabbè, a questo punto accettiamo e basta, non abbiamo problemi di soldi. Quindi benvenuto anche a Kingsley Coman, che è un giocatore che mi interessa molto, vorrei vedere un po', vediamo un po' come si comporterà la nostra squadra, non so neanche quanto sia di overall, speriamo che sia abbastanza alto. Ok, vabbè, accettiamo, non abbiamo, ripeto, problemi economici, quindi benvenuto anche a Spiriqueta, che se non sbaglio è il quarto acquisto di questa nostra sessione di mercato invernale esplosiva. Ok ragazzi, abbiamo iniziato questo mercato con il botto, però sono arrivate due offerte, una dal Botafogo addirittura per il prestito di Conti, che purtroppo devo accettare, e un'altra invece dal Manchester United, che avevamo rifiutato, cioè in verità non era più andato, quella invece del Real Madrid è di soli 21 milioni di euro, e purtroppo devo accettarla, che sono veramente pochissimi. Quindi andrà via Bonaventura, dopo che purtroppo non eravamo riusciti a venderlo prima per 12 milioni in più, ci aveva aiutato, ora dovremo trovare un sostituto. Arriva un'altra offerta il giorno dopo per Bonaventura, un po' più alta rispetto a quella del Real Madrid, sono stati veramente tirchi e bastardi, questa da 24.700.000, quindi un milione in meno rispetto al suo valore. Molto bene ragazzi, Andrea Conti giustamente ha rifiutato il Botafogo, il prestito al Botafogo, e quindi è rimasto da noi, molto molto bene. Non ci credo ragazzi, pure Bonaventura ha rifiutato questa volta il Real Madrid. C'è ancora in stallo la trattativa, quella con il Siviglia, però intanto non andrà al Real Madrid per una cifra così ridicola, per fortuna. No ragazzi, non ci credo, Bonaventura ha rifiutato pure il Siviglia, quindi ha confermato di voler rimanere al Milan, ha rifiutato grandi squadre, e quindi gli darò assolutamente la fascia da capitano per questo suo gesto, e si vede che insomma è molto attaccato al Milan, e questo mi fa veramente molto molto contento. Bonaventura ha rifiutato tante offerte, ma continuano ad arrivare, questa volta dall'Everton, offerta da 24 milioni e qualcosa, ovviamente quasi il valore suo, andiamo ad accettare ovviamente, speriamo che pure stavolta rifiuti, speriamo davvero. Dopo varie offerte per Bonaventura, però ne arriva una anche per Montolivo da parte del Benfica, lui vale 4 milioni e 2, ovviamente un giocatore in declino, 3 milioni e 4, vado ad accettargli ovviamente. Non ci credo ragazzi, alla fine Bonaventura ha accettato l'offerta dell'Everton, se ne andrà quindi in Premier League, 24 milioni e 2, è arrivata anche un'offerta per Conti, un altro prestito, questa volta dal Lokomotiv Mosca, che vado ad accettare, vediamo un po' se accetterà questa offerta, ne dubito, però mai dire mai. Arrivano tre belle email, la prima è quella di Montolivo, che purtroppo non è andato via, quindi rimarrà da noi, poteva essere una buona cessione. Conti ha rifiutato anche il Lokomotiv Mosca, quindi rimarrà da noi, e invece Barreca, direi che a questo punto verrà, no, invece no, vuole i 40.000, e vabbè, a questo punto accettiamo, e quindi benvenuto anche a
Barreca. Ragazzoli, sono arrivate due offerte, una per Storari per contratto con l'Anderlecht non ci interessa, una invece di, da 9 milioni e 7 dal West Ham United, che accetto sicuramente al 100%, anche se devo accettarla, però saranno soldi importanti per fare magari un ultimo acquisto, perché no? Dovrebbe accettare, così almeno penso, e infatti accetta molto bene 90.000, quindi arriva Story, che è l'ultimo acquisto ufficiale di questa nostra sessione di mercato, visto che sono rimasti 1,5 milioni, quindi abbiamo speso tutti i soldi fino all'ultimo 1,5 milioni, per dire un centesimo, un po' alla soldone, quindi manca un'ora, ormai non potevamo fare più nulla, sono contento così, abbiamo fatto un buon mercato, ci siamo rafforzati, anche se ci sono un paio di giocatori come Romagnoli e Bonaventura che io sinceramente non avrei venduto, però questa è la challenge ovviamente, però sono molto contento alla fine, avrei potuto fare qualcosina di più, però alla fine i soldi erano questi. Però guardate qua, sono andato a prendere comunque un terzino destro con i controgoglioni come Aspiricueta, un centrocampista come Vidal e poi un tridente rivoluzionato con Coman e Lemar. L'unico rimpianto è quello di non essere riuscito a prendere l'attaccante, avrei voluto prendere Ibrahimovic, però sarebbe potuto arrivare soltanto con il precontratto e non mi sarebbe servito, non ho sbagliato le tempistiche e non potevo più prenderlo offrendo il prendendolo comprandolo col cartellino. Quindi Astori è un 81 di overall, molto molto bello, richiamata anche Suso, quindi alla fine diciamo che sono molto contento di come ci siamo mossi, infatti direi subito di fare così, e questa diciamo che presso a poco sarà la nostra squadra titolare, veramente molto molto forte, sono molto contento di come è uscita fuori. Vi faccio vedere un attimo i tabelloni, vediamo se ce la faccio ad arrivarci. Benissimo, eccoci qua nel tabellone. Allora, in campionato siamo terzi, stiamo andando molto bene, siamo a 2 punti dal Napoli, a 1 punto dalla Juventus, però siamo a pari merito con la Roma che ha una partita in meno, questo per quanto riguarda il campionato di Serie A. Per quanto riguarda invece l'Europa League, ancora non sono usciti i sorteggi degli ottavi, perché ovviamente ci saranno prima i 16esimi di finale, non so contro chi siamo, però mentre in Coppa Italia siamo stati eliminati, non ci credo, ai quarti di finale dal Napoli che ci ha battuto ai rigori per 5-4, brutta roba, e quindi è mancato un derby in semifinale di Coppa Italia, ci sarà il Napoli contro l'Inter, quindi siamo già fuori dalla Coppa Italia e ci toccherà nel prossimo episodio scartare un giocatore 75 minimo di overall. A questo punto direi che siamo pronti per andare nel calendario, andare fino al mese di maggio, fino alla fine di maggio, fino al 31 di maggio, e vedremo un po' come saremo andati a finire. Io spero di riuscire a vincere almeno una tra Europa League e campionato Coppa Italia, ovviamente siamo fuori, avanziamo e speriamo che ci mandi buona. Abbiamo il Lipsia ai 16esimi di finale. E vabbè, nulla, ci vedremo direttamente alla fine di maggio. Bene ragazzuoli, ci siamo, 31 maggio 2018, siamo pronti per andare a vedere come è andata la nostra stagione 72, che è pochissimo, andiamo a vedere un attimo, la squadra, nessun infortunato, tabelloni, siamo arrivati quarti, non ci credo. Siamo arrivati quarti a soli 7 punti dalla Juventus, che diventa l'ottava volta campione d'Italia. Inter e Napoli sopra di noi di 2 punti e poi tutte le altre molto più indietro. E siamo alla fine, l'obiettivo, quello reale sarebbe la Champions League, però il nostro obiettivo era quello del campionato. E finché ci sono qua sul tabellone, mi sono scordato anche di vedere per quanto riguarda l'Europa League, alla fine siamo stati eliminati agli ottavi di finale dall'Arsenal, che è andata a perdere poi in finale contro lo Sporting, che vince a sorpresa l'Europa League, quindi non abbiamo raggiunto né l'obiettivo dell'Europa League, né quello del campionato, né tantomeno quello della Coppa Italia. Alla fine questo è il Milan che abbiamo costruito, sono soddisfatto della squadra, non dell'obiettivo che abbiamo raggiunto. Mi raccomando, 3000 mi piace per il prossimo episodio, nel quale sceglierete voi la squadra che me la consigliate qua sotto nei commenti, e nella squadra che andiamo a prendere nel prossimo episodio, che vi ricordo uscirà a 3000 mi piace, vi andrò a far vedere all'inizio della stagione quali saranno i 3 giocatori che dovremo scartare: uno almeno 75, uno almeno 80 e uno almeno 85 di overall. Sarà veramente tostissimo, quindi dovremo prendere un top club che abbia almeno un giocatore 85 di overall. E nulla, quindi consigliatemi tantissime squadre qua sotto, seguitemi su Instagram perché là poi vi caccerò qualche, diciamo, spoiler prima che esca il video, nel quale vi farò vedere prima la squadra che avrò scelto, poi magari anche i giocatori che scarterò.